CBSN News. Le principali notizie dal centro della Puglia. Ancora la buona giornata ai nostri ascoltatori per questo venerdì, edizione di mezzogiorno del nostro notiziario locale che apriamo con la cronaca. Ordinanza di custodia cautelare in carcere per 25 presunti appartenenti alla clan Soleti della Sacra Corona Unita nei centri di Sandonaci, Torchiarolo, San Pietro Vernotico e Tuturano. Alle prime ore di questo venerdì, con l'operazione chiamata Fuori Gioco, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Lecce con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata e dei Comandi Provinciali di Brindisi e Taranto. I 25 indagati sono indiziati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, rapina, minacce, percosse e traffico di sostanze stupefacenti, oltre anche al sequestro di aziende vicine all'associazione. Nell'operazione sono stati coinvolti 170 militari e un elicottero del reparto aeronavale di Bari. Le indagini sono state complesse in quanto gli indagati utilizzavano strumenti all'avanguardia. Inaugurata giovedì sera la mostra Stefano Cavallo, ritorno a casa di un artista nomade a San Michele Salentino. Prima appunto dell'inaugurazione ufficiale, il professor Lorenzo Madaro, docente di storia dell'arte contemporanea presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano, ha parlato dei luoghi dell'arte contemporanea in Puglia. La mostra, ricordiamo, sarà visitabile fino al prossimo 30 ottobre. Ascoltiamo due brevi dichiarazioni del sindaco di San Michele Giovanni Allegrini e del professor Madaro. Ancora una volta l'amministrazione comunale vuole rendere omaggio in maniera davvero importante a questo illustre artista Stefano Cavallo, non solo per il bel gesto di aver donato delle opere alla nostra Pinacoteca e di aver dato vita a questa struttura, ma anche per il lustro che ha dato a San Michele Salentino con la sua arte, portandola davvero a livelli nazionali e non solo. E oggi l'amministrazione, grazie al lavoro anche dell'assessorato alla cultura, ha messo insieme cittadini privati che mettono a disposizione le proprie opere di quest'artista, grazie a un lavoro di ricerca fatto dal professor Lorenzo Madaro e grazie soprattutto anche a Margherita Cavallo, per mettere in risalto quello che è il percorso artistico di questo nostro illustre concittadino. Un breve focus dedicato a Cavallo è un omaggio alla sua poetica, alla sua ricerca, alla sua pittura. È un nucleo ristretto, è una selezione ragionata di sue opere che provengono da collezioni private, sono collezioni legate a San Michele Salentino, e quindi c'è un po' questa idea di un ritorno a casa di un artista nomade, come recita il titolo della mostra, e c'è l'idea anche di un ricongiungimento con la sua comunità d'origine, quella che lui ha sempre frequentato, amato e che ha sempre, diciamo, sostenuto. Non a caso poi ha deciso di donare questa enorme collezione di opere di artisti italiani e internazionali raccolte in decenni di avventurosa operatività nel mondo dell'arte proprio alla sua comunità. Venerdì 27 settembre, quindi questa sera alle 19.30 nel Castello Dentice di Frasso, qui a San Vito, incontro sul tema Polonia e Italia, un legame profondo a 80 anni dalla battaglia di Monte Cassino. Ospite d'onore della serata, la figlia del generale Anders, ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia. Sabato 28 settembre in piazza Umberto Allatiano, appuntamento con la tradizione, innovazione e inclusione. E l'appuntamento si chiama Mani in Pasta, in programma dalle ore 17 con laboratori, preparazione di orecchiette e la presentazione della missione sanitaria in Madagascar della cooperativa San Bernardo di Latiano. Alle 18.30 la presentazione del libro Dieta Mediterranea, viaggio tra scienza, tradizione e sapori antichi di Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci. E poi a seguire la degustazione di legumi e l'animazione del gruppo folk La Stella di Ostuni. Celiumes Apica, in arrivo il quinto degli incontri musicali e letterari del Celium Classica Festival, sabato 28 settembre alle 19.30 presso il Museo Archeologico di Arte Contemporanea. Nella prima parte la presentazione del libro di Damiano Leo, Il Canto della Pace, poesie in dialetto celiese,
dialoga con l'autore Gaetano Scatigna. Nella seconda parte è previsto il concerto del trio composto da Benedetta Lusito, voce e percussioni, Mauro Squillante al mandolino e Leonardo Lo Spalluti alla chitarra. Veniamo ad alcuni appuntamenti per domenica 29 settembre. L'Aido, gruppo appunto comunale di Mesagne, celebra la giornata nazionale del sì per la donazione di organi, tessuti e cellule. L'associazione italiana Donazioni Organi torna nelle piazze per promuovere la cultura del dono. A Mesagne alle 9.30 raduno dei soci, a seguire animazione per bambini e quindi un momento celebrativo con i saluti istituzionali e le testimonianze di soci e amici tra i trapiantati. Sempre domenica la Polizia di Stato celebra il suo santo patrono, San Michele Arcangelo. Quest'anno la cerimonia si tiene a Francavilla Fontana, presso la Basilica Minore del Rosario, dove sarà celebrata la Santa Messa officiata da Monsignor Vincenzo Pisanello, arcivescovo di Oria, coadiuvato dal cappellano della Polizia di Stato di Brindisi, Don Claudio Macchitella. La liturgia avrà inizio alle 9.30 alla presenza delle autorità civili e militari. Per l'occasione, nei pressi della Basilica sarà allestita una esposizione di mezzi e strumenti operativi della Polizia. Ci sarà poi dalle 8 alle 12, nella stessa piazza, un'organizzazione a cura della Questura e della ASL di Brindisi, appunto l'organizzazione di una donazione del sangue. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l'Avis Comunale di San Vito dei Normanni e la Fratellanza Popolare, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizzano per lunedì prossimo 30 settembre una raccolta di sangue dalle 17 alle 21.30 presso il municipio di San Vito. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 328-5362-169. E chiudiamo ricordando che volge al termine il ricco programma di celebrazioni, momenti di preghiera e incontri presso la parrocchia di Santa Maria della Mercede a San Vito dei Normanni in occasione dei festeggiamenti della Beata Vergine. In festa, una festa appunto che quest'anno è impreziosita da un anniversario importante, i 130 anni di presenza in città dell'Ordine dei Frati Mercedari. L'apice della festa c'è stato martedì 24 settembre, il giorno della solennità. Domenica invece, ultimo giorno, con la processione al termine della Santa Messa delle 18.30 per le vie della parrocchia. Quest'anno è stato inserito anche un programma civile per i giorni 28 e 29 in via Mercede. Sabato 28 settembre alle 21 il divertimento con OJ. Domenica 29 settembre, sempre alle 21, la musica della band Innocenti Evasioni. Presenti anche lungo la via stand di enogastronomia. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Prossimo appuntamento con le notizie locali sulla nostra emittente, più tardi in terza edizione alle ore 20. A tutti grazie per l'ascolto, da Piero Vasta che ha condotto in studio, da Antonio Semeraro che anche oggi ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. CBSN News.